Buonasera, ben ritrovati. Appuntamento con Dilettanti per dire. Io sento già nell'aria un po' di Natale, quindi insomma, speriamo che arrivi presto questo Natale perché a me piace da matti l'atmosfera natalizia. E quindi Babbi Natale di questa sera, sono Angelo Ferri. Ciao Angelo. Ciao Daniele, ciao Marco, finalmente ci rivediamo e arriva la neve Arriva la mercoledì. neve mercoledì e chissà se ci saranno magari qualche, ci sarà qualche rinvio nel turno infrasettimanale di Serie D. L'hai annunciato tu, Angelo. Marco Foti, l'altro Babbo Natale. Ciao Marco. Buonasera, sono tutto a posto perché c'era l'agente FIFA. La gente FIFA, sembra, detto così sembra l'agente FBI, qualcosa così. Niente dopodomani che è Angelo Ferri. Mamma, secco, si gioca o non si gioca mercoledì? Ma sai, mi interessa poco perché siamo in casa, quindi problemi degli altri che arrivano dalla Liguria. Però sai, se nevica in teoria, il Sì. giorno della partita tu puoi Il sospendere la partita. rischio vedo che è temuto. Vedremo. Angelo. Ma danno 20 centimetri in pianura, quindi il rischio di sospensioni sia il girone A che il girone B c'è forte. Io sai cosa faccio? Che sono un amante clamoroso della neve, cioè a me la neve è la cosa che piace più al mondo. Nell'imminenza di una precipitazione nevosa, io non guardo più le previsioni perché poi se mi dicessero oggi che non nevica più, ci rimango troppo male, no? E quindi non le guardo più. Io spero, sono rimasto qualche giorno fa, neve 20 centimetri come dici tu, io spero di alzarmi il giorno dell'Immacolata, che magia, e vedere la neve che scende. Non c'era neve ieri in Val d'Aosta, Marco, però No, primo tempo malino. c'era un bellissimo sole nel primo tempo che però ha illuminato i valdostani. Poi quando si è spenta la luce per loro, però dobbiamo dire che è il solito Novara bipolare, perché qui non si riesce a capire di cosa parlare, se è quello del primo tempo, cioè, o quello che gioca in casa, che è una macchina da gol, o il Novara confusionario che vediamo soprattutto in avvio delle partite, come ieri ha cercato in tutti i modi di pregiudicare la partita, ma poi è talmente forte che a momenti è mancato veramente poco che la vincesse. Chiedo a te, poi lo chiedo a Angelo, cosa manca ancora a questo Novara per prendere definitivamente il largo? No, insomma, il rendimento in trasferta, nelle ultime 7 gare il Novara ha fatto un pari, una vittoria, una sconfitta, poi 3 vittorie e un pareggio di ieri, 14 punti su 21. Cosa manca per spiccare definitivamente il volo, anche se poi le altre, e l'abbiamo visto ieri, Secondo insomma, fanno la gara per non me rimanere in scia? deve aggiustare qualcosa sui giocatori in età, perché sono diventati vincolanti oramai. Non può, Marchionne non può esprimere tutto il potenziale perché ovviamente ci devono essere questi quattro in campo. Due, con ieri ne abbiamo visti tre, anche se è comunque un 2001, perché Di Munno, che ieri è esordito, è un signor giocatore, però è un 2001. Se pesca qualcosa sui 2002 e 2003 che possono ritenersi, tra virgolette, giocatori che starebbero comunque in campo, il Novara vince a mani basse il campionato, ma così. È dura. Angelo? Ma forse quei giovani, già come diceva Marco, con Di Munno e con Desjardins, che già è stato a Novara, un qualcosina in più può aver inserito il Novara. Io credo forse manca magari un po' di equilibrio, nel senso tante partite come ieri, un Tanti primo gol tempo, presi. tanti gol presi, però sarà un campionato, a mio avviso il Novara è la favorita, probabilmente lo vincerà, non lo vincerà a mani basse perché è un campionato veramente equilibrato, dove puoi vincere e perdere contro chiunque, e credo che se magari sotto certi aspetti ieri il Novara ha mancato la prima fuga, visto i risultati del sabato, però c'è da dire che dopo un secondo tempo preso da 0 a 2 su un campo comunque non facilissimo, in 10 contro 11, alla fine un punto guadagnato, il Novara è a più 2, e tenendo conto che è una squadra che ha iniziato comunque più tardi rispetto alle altre, sicuramente fino a questo momento si può dire che sta facendo un qualcosa di positivo. Assolutamente sì, e poi insomma l'arrivo di Dimuno che ha debuttato ieri, quello prossimo tra 10 giorni di Bomber Alfiero, vice capocannoniere del campionato, tra l'altro che ha fatto già un favore ai suoi nuovi tifosi andando a segnare nella partita di Tortona contro Mi ha il... Ho l'ho ringraziato, mi ha risposto visto, ho con un visto. cuoricino azzurro. Ho E visto tra tu. l'altro mercoledì c'è per la Sanremese Sì. forse, quindi puoi fare il secondo favore. Sì. Se ci rivediamo però a questa classifica, ragazzi... Scegliene una di vera anti-Novara, no? Il Casale ieri, allora, Casale ha mandato via Sesia ed è arrivato Modica in panchina, poi lo sentiremo da Guido Ferraro. Tra Provercelli ha mandato via Scienza ed è arrivato Lerda in panchina. Scegliene una di anti-Novara, Marco e poi Angelo. Non so, Casale d'Ertona. Casale, Una. perché secondo me sul mercato probabilmente può fare di Preso la più. punta adesso, ma Casale.
Angelo? Ma per me il Dertona è un po' la sorpresa del campionato. Io a inizio campionato vedevo come principale antagonista la Sanremese. Che e lì adesso ha 4 punti, anche secondo me. Sanremese direi, e anche perché è una società che farà mercato come sta facendo il Novara. Allora, un passo indietro, nel senso che andiamo a sentirci le interviste realizzate da Marco nella trasferta del 2-2 di ieri a Pondonnaz. Secondo me abbiamo fatto una buona ora di gara, dove abbiamo fatto bene, abbiamo giocato, abbiamo girato la palla. Poi è normale che loro, continuando a buttare la palla lunga così, con tutti gli attaccanti forti che hanno, cioè le parlano la loro storia, la loro carriera, cioè sono giocatori fortissimi e se ne lasci una ti castigano. E secondo me è un buon punto, avrei firmato col sangue per portare a casa un punto col Novara. Però la prestazione alla prima ora ci deve rimanere, dobbiamo continuare a raggiungere sempre più minuti e riuscire ad arrivare finalmente ad aver finito di ricostruire la squadra. Poi sia chiaro, giochi col Novara, hai mille stimoli e tante belle cose, viene più facile. Il Novara è una squadra che parlano da solo le carriere dei giocatori. Poi, come dici giustamente te, bisogna mettere la palla a terra e giocare. Noi abbiamo fatto la nostra onesta partita, sappiamo dove sono i loro punti deboli, sappiamo dove sono i molti punti forti, però ci siamo giocati la partita alla pari, credo. Ho detto, se non era questa grande voglia loro di portare a casa un risultato, la partita non credo che avesse altra storia, però bisogna dare atto al loro momento di nervoso, cioè nervoso agonistico, dove hanno tirato fuori veramente una grande prestazione. Partiamo sempre con le buone intenzioni, ma poi alla fine sono sempre quei 10 minuti iniziali che determinano poi il nostro primo tempo, e noi quando iniziamo in questo modo facciamo molta fatica, quindi devo capire qual è il problema, perché potrei essere io il problema, perché se non riesco magari a incidere quanto si dovrebbe. Ma a volte arrabbiarsi, il primo tempo magari provo a dare consigli, ma il secondo tempo mi sono arrabbiato perché non accettavo un atteggiamento proprio della squadra in questo modo. Secondo me noi siamo una squadra forte, che lo ha dimostrato oggi, ma quando gioca a calcio, il primo tempo proprio non abbiamo giocato a calcio, pensavamo soltanto a portare palla, pensavamo a parlare, pensavamo soltanto a fare tutti quei giochi che poi ti fanno perdere la cognizione della partita. Ho visto in difficoltà dei ragazzi, ho cambiati, quelli che sono entrati, che sono subentrati, hanno fatto veramente bene, ma credo che era lo spirito poi che è cambiato, a prescindere da chi è entrato, perché avevano voglia tutti comunque di dare un segnale, perché quello del segnale del primo tempo veramente non è stato un bel segnale. Questo è quello che ancora di più mi fa arrabbiare, perché se riesci a fare un certo tipo di secondo tempo con questa voglia, con questa determinazione, riuscendo anche a mettere in difficoltà l'avversario, ribaltare, comunque recuperare due gol e avere quell'episodio che ti poteva cambiare di nuovo in positivo la partita, mi fa, scusate il termine, ma mi fa incazzare ancora di più, perché non credo che sia giusto una squadra come Novara si possa permettere questi tipi i primi tempi. Dunque, abbiamo sentito le parole di Cretaz e di Marchionni. Abbiamo anche in linea, come sempre, come tutti i lunedì, Guidone. Ciao Guido. Sì, io ho il piacere, siccome c'è il presente Marco Foti, prima che parlo io vorrei dire se Marco Foti, so che era presente in queste trasferte, cosa ne pensa degli episodi arbitrari a favore del Novara. A Borgosesia ha annullato un gol valido al 90° che dava la vittoria a Borgosesia, due gol annullati validi, ci sono le immagini televisive. Alla quello di Omoregbe, dici Guido? Sì, il gol all'ultimo minuto non era di Omoregbe, era di Picozzi, il terzino. Sì, su, sì. I due gol annullati alla Caronnese, di immagini televisive dimostrano che sono validi, il contropiede di Corno che è partito da dietro, che andava in porta, che era valido. Il rigore che Rai 3 Aosta ha fatto vedere più volte, ci sono le immagini, le immagini che poteva portare il Pondonnaz, poi magari il Pondonnaz lo sbagliava, ma poteva portare il Pondonnaz sul 3-0, e tutti questi episodi del Novara che in trasferta fa grande fatica, e poi Marchionni nel dopo partita dice che siamo forti, che giochiamo a calcio, che è un problema di testa, e io non credo che sia solo un problema di testa, ma è un problema di una squadra che è meno forte di quello che vuole far apparire. E di Vutai, che insomma ha detto da tutti gli allenatori che lo affrontano, che ha degli atteggiamenti un po' provocatori nei confronti dei giocatori avversari, ma queste notizie che mi rimbalzavano già in estate quando è arrivato a Novara da società venete,
e dal Rimini che non l'ha ottenuto per questo motivo. Ecco, Marco, mi piacerebbe che queste risposte le desse Marco Foti, perché segue il Novara più di chiunque, con più di tanti altri, non di chiunque, di tanti altri, e cosa ne pensa di questi episodi che sono punti pesanti nell'arco della classifica questi. Marco. Infatti io ho parlato di punto guadagnato ieri, secondo me assolutamente, ma non tanto per l'episodio che avrebbe certamente chiuso la partita. E molto fortunato dal punto di vista arbitrale nell'ultimo mese il Novara, anche se poi bisognerebbe analizzare ogni caso che ha citato Guido, ma sicuramente molto fortunato in trasferta il Novara, perché certi episodi avrebbero sicuramente determinato il risultato. Sull'analisi di Marchionni, per la verità non è per difendere Marchionni, ma lui evidentemente deve aver ascoltato la parte di intervista che parlava del secondo tempo, dove al di là dell'episodio che citava Guido, sicuramente il Novara, te l'ho detto, è bipolare, sembrava una squadra completamente diversa da quella del primo tempo, come peraltro i valdostani, molto intraprendenti, coraggiosi, armati di sacro fuoco nel primo tempo, secondo me si sono molto ritirati e sono ripartiti molto di rado, quindi due partite completamente opposte, quelle viste nel primo e nel secondo tempo. Guido, il fatto che il Novara abbia preso Di Munno, abbia preso Alfiero, come tu hai anticipato sul sito, entrambi gli acquisti sul sito internet La Voce, denotano il fatto che anche la società, il patron e lo stesso Marchionni probabilmente si sono resi conto che questa squadra necessitava per ottenere sicuramente la promozione, ammesso che di sicuro non c'è niente nella vita, di innesti. C'è un'ammissione del fatto che insomma, mettere dei giocatori così importanti è un'ammissione del fatto che probabilmente il valore assoluto della rosa non era così superiore alle altre da farti vincere un campionato in maniera tranquilla? Sicuramente sì, il Novara ha tanti over, ha più di 10 over, ha un budget che è il triplo della media della categoria di tutte le altre squadre, però il presidente si è messo in testa assolutamente di voler vincere questo campionato e questo le rende onore. Ad Alfiero la telefonata, so per certo, l'ha fatta personalmente Marchionni, che non prendono Alfiero per fare l'alternativa di Vutai, ma vuole cambiare modo di giocare, vuole giocare 4-3-1-2 con Gonzalez dietro a Vutai e Alfiero, perché Alfiero è venuto a Novara con, non dico con la garanzia del posto assicurato, perché poi il posto uno se lo deve meritare durante la settimana e alla domenica, però Alfiero, che era stato chiamato anche dal Varese, era stato chiamato dalla Sanremese, era stato chiamato dal Casale, aveva molteplici richieste, è venuto a Novara perché ha messo il Novara davanti a tutte le altre proposte. Il Novara poi avrebbe fatto, come ha fatto con altri giocatori, degli accordi biennali, che sappiamo benissimo che non hanno valore nel momento in cui il Novara vince il campionato, deve rinnovare tutti i contratti perché cambia lo status di dilettante professionista, quindi i giocatori del Novara sono in automatico tutti liberi al termine di questa stagione, e poi c'è una tempistica, entro una data entro la quale il Novara ha tempo a rinnovare i contratti. Per cui Alfiero viene a Novara per giocare e Novara ha fatto un po' quello che faceva a suoi tempi Berlusconi quando prendeva De Napoli e poi non giocava nel Milan, capisci? Dimmi. Ti volevo fare anche un altro riferimento, abbiamo parlato prima delle competitor del Novara, no? Angelo diceva Dertona la rivelazione, io dicevo che insomma è l'anti Novara in questo momento è la Sanremese. La Sanremese ha vinto 5 delle ultime 4 gare perdendo l'unica Varese, 4 delle ultime 5 perdendo 4-2 a Varese, dove ha dominato sul piano del gioco e dove ha messo le corde il Varese. Il Varese ha fatto 4 tiri, 4 gol, chapeau al Varese. Bisogna dire che il Casale, che manderà via 7-8 giocatori, alcuni li ha già mandati via, Ricciardo dovrebbe andare alla San Benedettese del DG, Luca Faccioli ex Novara per 10 anni al Novara con De Salvo, ed ha esonerato Marco Sesia già ieri sera dopo la sconfitta casalinga di sabato, decisione presa dal DG Michele Padovano. Non è assolutamente vero quello che molti raccontano, che il Casale non stia pagando gli stipendi, da un dipendente del Casale non è corretto fare il nome, ma ha assicurato che da quando il Casale è regolare per fino ad oggi con gli stipendi, ha pagato 3 stipendi e scadrebbe a 15 di dicembre lo stipendio di novembre, quindi ha pagato agosto, settembre e ottobre, novembre chiaramente lo pagherebbe a 15 dicembre, quindi oggi il Casale è a posto, con i rimborsi come qualcuno invece ventilava. Casale che non molla,
ma non molle a nessuno, perché è giusto così, perché il campionato deve essere bello, non siamo ancora a Natale, figuriamoci se ci fosse una squadra che intende mollare. Dimmi pure. No, l'altra cosa che volevo farti, poi ci vedremo, beh, al di là della vittoria di ieri, no? Però due parole su questo Borgo Sesia sono d'obbligo, nel senso che è sì, in piena zona playoff. Ieri al Borgo Sesia è andato tutto bene. Sì, però Guido, 23 punti sono 23 punti. Ha vinto 4 partite in trasferta, sono numeri. Ha vinto Livorno, dove il Novara ha pareggiato, ha vinto Sestri Levante, ha vinto Imperia e ha vinto ieri. E non è casuale se una squadra dopo 14 giornate ha vinto 4 partite in trasferta, cioè non c'è nulla di casuale. È una squadra che non molla mai. Rancati, che è un giocatore che era nella primavera della Cremonese, un ottimo attaccante, ha dato il segno anche ieri, e anche, è altrettanto vero che al 75esimo poteva essere 3-0, come poteva essere 3-0 Caronnese Casale, però se la Caronnese non chiude le partite è colpa della Caronnese, è merito del Borgo Sesia, che ha fatto il primo tiro in porta al 30esimo del secondo tempo e 5 minuti dopo ha capovolto la partita, perché le partite bisogna chiuderle, nel momento in cui non vengono chiuse restano aperte e dopo ci sta che l'avversario nell'ultimo quarto d'ora faccia 2 gol. E direi anche da segnalare le due vittorie del Gozzano, che hanno dato una grossa sterzata alla classifica del Gozzano, il Gozzano che, non dimentichiamocelo, e qui voglio dare dei meriti al signor Schettino, ha realizzato 15 gol come il Pondo Naz, e peggio del Gozzano in termini realizzativi hanno fatto solo Imperia, reduce da 5 sconfitte consecutive con 14 gol, Fossano con 14 gol, Saluzzo con 9 gol e Reggi Ticino con 7 gol e Asti con 12 gol. Quindi il Gozzano ha capitalizzato al massimo i suoi gol, ha dei difensori, Ciappellano e Montesano, che sanno essere letali sulle palle inattive, e quindi anche il Gozzano sta disputando un campionato più che positivo. Certo, con un attaccante credo che il Gozzano sarebbe assieme a Varese, Dertona, Chieri, Sanremese e Casale, per sì, essere l'ultima Novara. L'ultima domanda che ti faccio, Guido, poi ti lascio. Secondo te torna in discussione o comunque la figura, la panchina dei Celestini dopo queste ultime battute d'arresto? Secco. Ma sai, giocando dopo domani, mercoledì, non credo, almeno giocherà ancora. Poi c'è un mercato molto aperto, il Ligorna che ha vinto a Sestri Levante, dove Sestri Levante ha sbagliato un rigore al 90esimo, sto dicendo Sestri Levante perché mercoledì l'RG Ticino torna sul luogo del delitto. Celestini allenava il Sestri Levante, a fine andata era non in classifica, poi retrocesso nei play-out, facendo meno punti di tutti, arrivando penultimo nella classifica del giorno di ritorno. Sai che io sono uno statistico e le classifiche del giorno di ritorno ti danno l'esatta dimensione di quello che può fare una squadra. Sicuramente 7 reti in 14 partite sono un brutto biglietto da visita per l'RG Ticino, che troverà a Sesti Levante Cirincione, il trequartista che i corsari liguri hanno appena preso dalla Ligorna, che è un ritorno a Sesti Levante. A Sesti Levante che ha liberato alcuni giocatori, mentre il Vado ha lasciato andare il difensore Magonara, ex che abita ad Angera, ex Lecco, il difensore Pantano, l'attaccante Carrera, un 2001, e ha preso l'esterno sinistro offensivo Andrea Galvagno, 2000, dal Chieti. Perfetto. Il mercato... Dimmi. No, dicevo, ti faccio chiudere. Il mercato regalerà molte sorprese nelle prossime settimane, sicuramente anche a Novara credo che qualche uscita dovrà essere fatta, perché la rosa adesso è veramente ampissima, e poi non escludo che Novara magari prenda ancora un giovane, sicuramente un esterno, classe 2002-2003, perché forse sui giovani mi sono resi conto che qualche piccolo accorgimento andrebbe ancora fatto. Grazie Guido. A voi, alla prossima. Ciao Guido. Ciao Marco. Ciao. E dunque quello che diceva un po' Marco anche nelle conferme di Guido, lì tu sei agente FIFA, Angelo. Ci fai qualche 2000... nome? Facci il nome di questi 2002-2003. Prendo nota io. No, beh, ma sicuramente, cioè, come diceva anche Marco prima, il campionato di Serie D, scegliere in maniera corretta i giovani ti dà comunque un 70-80% cioè, del lavoro. Certo, anche perché sono 4, vuol dire che minimo devi prenderne 10 che devono essere di categoria, perché comunque 4 tra infortuni, squalifiche, situazioni negative che possono succedere durante il campionato, e prende 10 giovani, soprattutto nelle annate 2002-2003, che con il Covid non hanno giocato tantissimo l'anno scorso e 2 anni fa, non è semplice.
Ecco, magari, ecco, così si spiega anche il successo del Borgosesia, una squadra giovane che sta facendo benissimo. Allora andiamo a vedere la vittoria del Borgosesia 2-1 contro la Caronese. Dopo aver vinto sul campo di Asti, la Caronese cerca la continuità in campionato. Al comunale arriva il Borgosesia, squadra giovane ma che sta facendo particolarmente bene. L'avvio dei padroni di casa però è propositivo. Palla dentro di Coghetto, ottimo aggancio di Esposito che prova il tiro nello stretto, ma il pallone va a lato di un nulla. Il Borgosesia si vede con l'accelerata di Omoregbe, già 5 gol in campionato e pronto per il passaggio al Milan, ma è la Caronese a fare la partita. Sulla sinistra spunto di Diatta che va via l'avversario, il cross però non è preciso per i compagni, ci prova. Successivamente ancora Esposito, ma il tiro del numero 9 è debole da posizione particolarmente defilata. Al minuto numero 20, numero di corno nel cuore dell'area di rigore, il capitano danza sul pallone eludendo l'intervento di un avversario, ma sul tiro cross Puzzolu non ci arriva da due passi. Il Borgosesia è tutto nella punizione di Areco che Angelina para comodamente, poi alla mezz'ora la partita si sblocca. Da corner il pallone capita a Diatta, il tiro non è dei migliori ma Esposito è al posto giusto nel momento giusto per la correzione volante. Un altro gol per l'attaccante classe 1994 che riceve il meritato applauso da parte dei compagni e Caronnese avanti dopo 30 minuti di gioco. Gli ospiti provano a rendersi pericolosi con una ripartenza senza però riuscire a trovare la conclusione verso la porta difesa di Angelina, ancora una volta Omoregbe a creare la superiorità numerica, mentre è strepitosa nel finale la parata di Gili su un'invenzione di tacco di Puzzolu, ma il numero 1 del Borgosesia nega il gol del raddoppio al numero 7 della Caronnese. Ripresa con ritmi più bassi e meno occasioni, almeno in avvio, ma è la Caronnese ad avere sempre le chance migliori e il pallino di gioco in mano. Prima un tiro cross di Coghetto con poca fortuna, poi la conclusione a botta sicura di Vernocchi dal limite dell'area che finisce a lato di un nulla. Infine la ripartenza di Esposito con il numero 9 che si accontenta però di un tiro da lontano sballato. Manca la chiosa e così il Borgosesia resta in partita al 27esimo, pareggia. Il cross di Omoregbe viene tenuto vivo da un compagno, palla messa dentro dove Rancati, uno dei volti nuovi del secondo tempo, trova la deviazione vincente anticipando un avversario. Borgosesia a sorpresa in parità al 27esimo minuto della ripresa, il gol galvanizza la squadra di Lunardon, tiro da lontano da parte di Manfred che per poco non sorprende Angelina, ma la traversa salva la Caronnese. Poi pochi minuti dopo, sull'ennesima accelerata di Omoregbe, arriva al limite dell'area il contatto Vernocchi-Areco. Per l'arbitro è calcio di rigore e dagli 11 metri il numero 20 Manfred non perdona Angelina, trovando così il clamoroso ribaltone. Borgosesia avanti a 7 minuti dalla fine, Caronnese che negli ultimi 14 minuti 7 più 7 di recupero prova la reazione di nervi, ma corno per due volte non è preciso, prima con una conclusione debole di piede e poi con il colpo di testa che finisce a lato. I rossoblu devono alzare bandiera bianca al comunale, passa il Borgosesia. Dunque il Borgosesia abbiamo già elogiato, no? Qual è il segreto migliore? Ma i giovani e soprattutto anche la tranquillità dell'ambiente. Forse negli ultimi 7-8 anni, l'anno scorso è stato un po' l'anno, diciamo, negativo, sono stati fortunati e anche per meritocrazia ripescati visto il passato, e quest'anno si sta rivedendo il Borgosesia degli anni precedenti, sta facendo un campionato al di sopra delle aspettative. Tutti gli anni il Borgosesia, dagli addetti al lavoro, è considerata forse come una delle candidate a retrocedere nelle play-out, e invece si trova quasi sempre nella parte sinistra della classifica. Marco? È un Borgosesia che i giovani sono praticamente molti ex Novara, cantera. Ex cantera di Novarello, con tanto rammarico, perché per esempio Omoregbe, noi che seguiamo, diciamo, questo non l'ha visto nessuno, e molti sono andati, quindi meno male che poi sono sbocciati. Poi io personalmente ho un particolare affetto per Marra, che è un ragazzo bravissimo, e credo che rappresenti un po' la forza di questo Borgosesia, che mette tantissima garra, una voglia, un entusiasmo che è... La scelta di Leonardo è stata una scelta giusta. Giustissima, perché ci vuole secondo me, uno che è stato giocatore in un ambiente così e quindi trasferisce proprio quel carisma, quella credibilità. Ecco, l'RG Ticino invece, con tutte e due, prima delle interviste, che sembrava essere uscita dalla crisi con tre risultati tutti consecutivi, ha infilato questi due KO, 3-0 a Ligorna, immeritato e con episodi arbitrali, insomma due rigori clamorosi non dati, veramente incredibili. E sabato un po' di sfortuna ancora contro il Varese, però così è dura, no? Se non fai gol è dura. Ma sai, io sono rimasto sorpreso da come sono entrati subito i nuovi, da un punto proprio di vista fisico, di approccio.
parlando con chi segue la preparazione, mi dice: guarda che non è strano che uno che arriva, che ha giocato poco, subito, però dopo 2, 3, 4 partite, ne risente. E quindi secondo me avrebbero, quando, con la pausa, si rimettono in quadro, perché la squadra comunque adesso mi pare che ha una sua credibilità e può tirarsi per provarsi fuori la salvezza. Purtroppo la mancanza di gol è l'Italia in questo campionato, mi pare 7 gol in 14 partite, poi la sconfitta di ieri contro un Varese che in questo momento sta bene, ci può anche stare, tra l'altro una partita che fosse finita in pareggio non ci sarebbe stato niente da dire. E quello che non ci voleva, la sconfitta di settimana scorsa a Ligorna, sebbene sia stato un 3-0 completamente fasullo rispetto a quello che si è visto in campo. Allora, sentiamoci le interviste del dopo RG Ticino Varese. Mister, oggi è arrivato il quarto successo consecutivo in campionato su un campo non facile, perché qui in casa l'RG Ticino non aveva ancora mai perso dall'inizio del campionato. Siete salendo in classifica grazie a questi ultimi risultati. Sì, diciamo che è stata una prova di maturità per noi, perché venivamo da 3 prestazioni importanti, sapevamo di giocare in un campo difficile, come dici tu non aveva mai vinto nessuno, una squadra molto fisica che giocava molto sotto l'aspetto fisico, siamo riusciti a ribattere colpo su colpo e diciamo che abbiamo legittimato questa vittoria col secondo tempo. Il primo tempo è stato equilibrato, un palo loro, alcune occasioni per noi, quindi magari nel primo tempo era più giusto un pareggio. Il secondo tempo invece noi non abbiamo mai corso pericoli, invece ne abbiamo creati per l'RG Ticino 2-3 che potevamo raddoppiare, però una partita tosta, una partita dura. L'RG Ticino si è dimostrata una squadra comunque ben allenata e che renderà la vita difficile a tante squadre comunque qua in casa. Soddisfatto comunque quindi della prestazione complessiva dei suoi? Sì, noi dobbiamo rincorrere, stiamo guardando avanti, abbiamo perso dei punti in una fase a ottobre di campionato, quindi bisogna fare una serie di filotti come stiamo facendo per avvicinarci il più possibile a una classifica che all'inizio, in questo momento abbiamo una classifica che tutti speravamo e cerchiamo di stare lì. Non siete oggi riusciti a riscattare il KO di domenica scorsa contro il Ligorna, è arrivata questa sconfitta di misura, ma come è già accaduto spesso dall'inizio della stagione, la prestazione comunque non è mancata, la squadra non ha sfigurato, ha perso di misura contro una squadra che si trova nelle posizioni alte di classifica come il Varese. No, tutto vero quello che hai detto, però siamo a leccarci ancora le ferite dopo una buona prestazione dove i ragazzi hanno dato tutto e purtroppo però abbiamo portato di nuovo 0 punti a casa. Nella situazione nostra non ce lo possiamo permettere, però comunque oggi sapevamo di affrontare una squadra forte, una squadra di categoria, forte fisicamente e tutto. Purtroppo noi abbiamo preso il palo, loro rigore, hanno fatto gol. La fotografia della partita è stata un po' questa, dai. Il lato positivo, appunto, come dicevo, che comunque la prestazione non manca quasi mai, il lato negativo che però servono i punti per risalire la china. Sì, dipende da che parti la guardi, perché se mi devo portare la prestazione e poi 0 punti, preferisco fare il contrario, cioè preferisco uscire col passamontagna e vincere 1-0 rubando la partita e fare meno prestazione, che adesso sono 13 partite che facciamo comunque delle buone prestazioni, però abbiamo portato a casa pochi punti obiettivamente. Queste dunque le parole del direttore sportivo Bratto. Abbiamo anche il collegamento adesso per parlare del Gozzano con le immagini relative alla vittoria di sabato, il presidente Fabrizio Leonardi. Ciao Fabrizio. Ciao Daniele, ciao agli amici Foti e Ferri che sono in studio. Sì, ciao Pres. Ciao Fabrizio. Abbiamo vinto ed è la seconda vittoria consecutiva ed è la testimonianza di quanto bene stia facendo Schettino con questa squadra. Lo avevo già detto settimana scorsa dopo la vittoria con il Fossano, che qualcuno aveva dato per scontato, che aveva detto che fosse semplice quella vittoria, poi insomma abbiamo visto anche cosa ha fatto il Fossano nell'ultimo turno, insomma di partite semplici non ce ne sono e il Gozzano vince anche quelle partite che gli altri danno per scontato come partite da 3 punti. Sono molto contento.
Ecco, Fabrizio, sposta qualcosa questo bottino pieno nelle ultime due settimane, questi sei punti, questo rinnovato entusiasmo, rinnovata fiducia? Non sposta nulla, Daniele, perché anche quando avevamo avuto qualche battuta d'arresto, avevo detto che questa squadra esprimeva un buon gioco e comunque era una squadra in debito, anzi in credito, chiedo scusa, nei confronti della fortuna. Fortuna di cui non ha avuto sicuramente bisogno nelle ultime due prestazioni, che hanno semplicemente confermato la bontà del lavoro che finora è stato svolto. Tra poco è Natale, 14 giornate sono già tante. Dal Gozzano, se la memoria non mi inganna, ma difficilmente mi inganna la memoria, 1,5 punti di media partita, perché avete 21 punti, una proiezione finale con questa media vi porterebbe a 55, sì, perché sono 38 le giornate, 55 punti, che sarebbe quasi zona playoff. Sei già arrivato al termine del campionato, io non sono neanche arrivato all'Immacolata e Natale lo vedo ancora. Sai che mercoledì non giochi? Lo so questo, assolutamente, però insomma non cambia nulla, non ci sposta nulla. Grazie, anche la regia ci sta facendo vedere le previsioni con quei fiocchi di neve abbondanti previsti per l'8 gennaio, ecco. Però questo lo deciderà l'arbitro, ovviamente. Quindi... Sì, però se dovesse esserci della neve in mattinata, voi potete chiedere già il rinvio. Com'è la prassi? Correggimi se sbaglio. No, la prassi è molto semplice, decide il direttore di gara. Però tu puoi non spalare la neve. Chiedo scusa? Tu puoi non spalare la neve se nevica il giorno della partita. Se nevica in mattinata, assolutamente, ci mancherebbe. Ma questo vale anche per la Serie A. Sì, cioè, no, vale, certo, quello che dico io. Per i campionati professionistici, se avesse nevicato il giorno prima, tu avresti avuto l'obbligo di spalare la neve. Nelle caso dovesse nevicare mercoledì. Serie D, e invece se piove o nevica o insomma c'è maltempo, il campo è impraticabile, il giorno della gara lo decide l'arbitro, certo. Come è successo già in altre occasioni. Certo, è chiaro, passato. Fabrizio, non è che se ci sono 15 centimetri sul campo è ovvio che non si gioca, non è che ci vuole l'arbitro. Se poi l'arbitro viene lì e fa la solita farsa... Però può essere già mandata la mattina al rinvio, o sbaglio? No, che decide così, l'arbitro, ti chiedo scusa, decide l'arbitro nella giornata della gara. Quindi sarà l'arbitro che prenderà, diciamo così, coscienza delle situazioni meteorologiche, dello stato del campo, e dovrà fare quello che è nelle sue prerogative. Quindi l'arbitro, non è la federazione che sospende. Ti chiedo l'ultima cosa, tra poco è Natale, l'ho detto prima, sotto l'albero qualche regalino per i tifosi ci sarà? Sì, i tifosi ci sono tanti regalini, intanto un Gozzano che chiude un 2021 splendido, e l'hai detto tu, la media di un punto e mezzo a partita in questo torneo, e l'altro, quello finito a giugno, dominato e vinto, quindi direi che i tifosi da un certo punto di vista possono essere ben soddisfatti del Gozzano. Questo senza ombra di dubbio. Ti ringrazio, Fabrizio. Grazie a te, e se non nevica troppo ci vediamo senza ombrello mercoledì. Se no facciamo l'albero presto. Ma sì, infatti l'albero, l'Immacolato tutti a casa. Va bene. Grazie dunque a Fabrizio Leonardi. Ciao. Anche per la spiegazione regolamentare. Che, ripeto, secondo me se c'è la neve al mattino alle 10 puoi chiedere subito il rinvio senza che arrivi l'arbitro, perché se sono 20 centimetri sono 20 centimetri con la foto, secondo me. Poi posso sbagliarmi, sarà il presidente più informato sicuramente di me. 50 secondi e poi andiamo in pubblicità. Marco, non ti ho chiesto un giudizio sulla nuova società, ma hai 50 secondi sulla società Novara? Sì. Diciamo che è sorprendente per molti versi. Nel senso che io non immaginavo che si potesse strutturare in maniera così rapida, e però poi succede quella cosa di cui evidentemente stiamo cercando tutti di approfondire meglio, perché ieri, giusto per non citarlo, visto che oramai è protagonista everywhere, Daniele Faranna rinominato, secondo Daniele Faranna c'è una possibilità che questa cosa rientri. Ma io ho letto le dichiarazioni, non credo. Anch'io non credo, però per dirti come... Sì, certo. Marco, ne parliamo tra poco, perché adesso andiamo un secondo in pubblicità. A tra poco.
Di nuovo insieme dopo la pubblicità. Marco, dovevi chiudere il concetto relativo alla società novara, no? No, sì, ho detto che mi ha sorpreso perché è riuscito a organizzarsi in tempi record e oggi siamo qua con un Novara che è in testa alla classifica. Il mercato praticamente è sempre aperto e sta intervenendo. Abbiamo detto che secondo me è molto importante per fare la svolta definitiva intervenire sui giovani. Vedremo, però c'è questo discorso relativo al direttore sportivo ancora in sospeso che va chiarito. Lì forse capiremo anche dal tipo di figura che verrà scelta se si starà strutturando già in prospettiva eventualmente dei campionati professionistici o che cosa. Angelo? Ma io in conclusione dico che si possono fare mille discorsi, però quando tu, società, indovini il centravanti, come è successo al Novara con Vutai, 14 partite, 17-18 gol se non ricordo, vuol dire che tu ogni partita parti 1-0, quindi poi tutti gli altri discorsi... Vengono a sé, sono d'accordo con te. Andiamo adesso in eccellenza, ieri tante partite importanti, il pareggio, cominciamo con il pareggio tra Accademia e Settimo, il servizio. Partita ricca di emozioni e di episodi, quella tra il Settimo e l'Accademia Borgomanero, finita in parità al 1-1 al termine dei 90 minuti. Ma andiamo a vedere quelle che sono le notti più importanti dell'incontro. Al 18esimo traversa del Settimo con De Paulis, raccoglie palla e si accentra e fa partire un gran tiro che si stampa sulla traversa. Al 20esimo risponde l'Accademia, palla filtrante di Modena per Poletti che si gira bene, ma al momento del tiro viene fermato da Piccone all'altezza del dischetto del rigore. Calcio di rigore al 22esimo per il Settimo che passa in vantaggio, schema su punizione, difesa rossoblu ferma, la palla arriva a Mangiardi che viene toccato da Bacaloni al momento del tiro, penalty, si incarica della battuta del dischetto allo specialista Nyang, Rossi intuisce ma non riesce a deviare e la palla carambola in rete. C'è la reazione dell'Accademia al 25esimo, corner di Papa, sbuca sul primo palo Poletti che svetta di testa, splendida risposta di Pezzoli che mette in calcio d'angolo. Ancora l'Accademia in avanti al 28esimo, doppia occasione, De Bei si accentra e fa partire un tiro che viene respinto da Guyer. Proteste per un presunto tocco di mano. De Bei raccoglie e cross in area di rigore per Puskaric che da ottima posizione sbaglia clamorosamente. Nel secondo tempo è sempre un monologo dell'Accademia che attacca, al primo minuto occasione, cross di Modena dalla destra per Poletti, controllo e tiro fuori di poco. Al nono occasione ancora per l'Accademia, Piccone Chiodo si lascia sorprendere da Puskaric che gli ruba palla e si presenta davanti al portiere e manda incredibilmente a lato. All'undicesimo ancora un'altra palla gol per la formazione di casa, tocco di Papa che serve un pallone d'oro a Puskaric, ancora una volta da ottima posizione, manda però fuori. Nel finale di partita arriva il pareggio dell'Accademia Borgomanero, corre il 48esimo minuto quando un cross di Papa per De Bei che viene atterrato. Calcio di rigore ineccepibile, si incarica della battuta allo stesso Papa che gracialmente insacca. Visti i 90 minuti direi che il risultato rispecchia l'andamento della partita. Marco, Angelo che conosce bene questo campionato di eccellenza, ieri ha vinto la Biellese, si è ripresa la testa della classifica. Insomma lo diciamo un po' da sempre questo duello tra Biellese e Stresa. Beh, la Biellese da inizio campionato era un po' la squadra da battere, sia soprattutto anche per la profondità dell'organico che ha. Lo Stresa era la principale antagonista e entrambe stanno un po' mantenendo fede ai pronostici della vigilia. Difficile che possa inserirsi qualche altra squadra, perché Oleggio e Borgaro stanno facendo un campionato positivo, ma tenere questo ritmo è pressoché impossibile, e credo che tra la fine del girone d'andata e l'inizio del girone di ritorno si capirà qualcosa in più, perché prima dello scontro diretto la Biellese affronta l'Oleggio e lo Stresa al Borgaro, quindi qualcosa in più possiamo capirne. Ecco, diciamo che stanno un po' prendendo il largo però, no, quelle due, insomma, più 4 adesso sulla terza parte della Biellese, più 6 sulla quarta al Borgaro, più 7 sulla quinta all'Accademia. Vabbè, l'Oleggio è la sorpresa della stagione, però da qui a vincere il campionato passa una bella differenza, cioè come per il risultato finale non vedo altra squadra rispetto a Biellese e Stresa, cioè, e credo che possa essere magari un testa a testa anche fino alla fine, ma ripeto, le prossime tre partite ci diranno qualcosa in più. Lo faccio anche a voi, no? Parlavo anche di Serie A a microfoni spenti. Tu hai detto adesso c'è Stresa Biellese e Oleggio Stresa, Biellese Oleggio e Stresa Borgaro.
Vi piace l'idea di un calendario mescolato anche nei dilettanti, sì o no, come succederà in Serie A, no? Ieri sentivo anche le riflessioni su Sky che al mese di febbraio, gennaio e febbraio, tutti gli sconti diretti tra le prime della classe sono concentrati gennaio e febbraio. Da febbraio a maggio non c'è uno sconto, sono due sconti diretti in Serie A, cioè che ormai è una follia, perché insomma, cosa vuol dire? Mi piacerebbe però rimescolare, quindi non avere il girone andata e di ritorno speculari. Ma io dico la verità, ma è una stupidata, idea poi personale, tante, soprattutto parlo di professionisti, tante riforme, tante novità sul calcio non mi sono piaciute. Una quella, l'altra l'abolizione del gol in trasferta nelle coppe europee, per un dire. Quindi, adesso si parla anche di 25 minuti di intervallo per fare concerti durante l'intervallo. Non... cioè, uno perde una giornata, ma sono pazzi. No, non mi piace, poi come tutte le cose bisogna un po' abituarsi, magari tra 4-5 anni saremo talmente abituati che... No, io la cosa che odio è l'intervallo da una partita, specialmente in televisione quando guardi una partita di Champions o di Serie A o di Serie A, che ti interessa quei 15 minuti di frigo, portarlo a 25 io, cioè cosa faccio 25 minuti? Marco? No, ammetto la mia ignoranza, non sapevo di queste cose, sono sufficientemente sconvolto da quello che mi avete detto. Il rimescolamento tra andata e ritorno, cioè non capisco le ragioni e mi sconcerta. Sì, adesso a gennaio, in Serie A, gennaio e febbraio, tutti gli scontri diretti tra Inter, Atalanta, Milan, Milan-Inter c'è stato 3 settimane fa, ci sarà a gennaio o febbraio. Ma hanno già fatto il nuovo calendario? Sì. Ammetto la mia ignoranza. Sì, una follia totale. Vediamoci, prima però con Angelo, poi ci vediamo all'Erbagna. La classifica, Borgo Vercelli 7, lo dico sempre, il mio amico Moretto rischia però questo, perché adesso sono 7 punti dalla terz'ultima. Quart'ultima. Sì, forse la squadra più deludente rispetto a quello che erano le previsioni della vigilia. Cioè iniziano a essere tanti ai punti? Iniziano a essere tanti, soprattutto le giornate passano e la situazione non migliora. Faccio io una domanda, il Baveno che sta succedendo? Il Baveno, diciamo che l'ha salvato... Poi qualcuno si arrabbia, però l'ha salvato il Covid nelle ultime due stagioni, perché già nelle ultime due stagioni era una squadra che era ultima in classifica e penultima, e poi quello che è successo, no? 2 anni fa era proprio penultimo, se non ricordo male, l'anno scorso ultimo addirittura, e poi è rimasto comunque in eccellenza. Hanno fatto delle scelte sulle strutture, sul settore giovanile, e non più di avere una squadra, una prima squadra di livello, e insomma i risultati si stanno vedendo. Però insomma sul medio e lungo periodo vedremo. Io ho delle grandi perplessità, Marco, perché io dico sempre, puoi avere il settore giovanile più bello del mondo, ma se c'è una squadra che fa prima categoria o promozione non di livello, poi è difficile che una famiglia magari ti mandi il giocatore prima al Baveno. È sempre stata una squadra in eccellenza per vincere il campionato, vicinissimo alla Serie D, ha fatto benissimo, no? Settore giovanile, femminile, insomma, se vai in promozione non è più. Hai meno appeal, è vero che c'è il rapporto con la Juventus, per l'amore di Dio, però hai meno appeal ed è una cosa oggettiva. Ti faccio vedere il tuo idolo. Dai, lo aspettiamo. Il tigre. Grande. Emanuele Pellegrini. Qui al Pedroli il Verbania non lascia scampo al Baveno vincendo questa partita per 2-1, ma vediamo quello che è successo. Passiamo alla cronaca. Già al primo minuto di gioco si fanno sentire i padroni di casa con Sofia che con uno strabiliante gol all'incrocio dei pali viola la porta del Baveno mandando subito in vantaggio i bianco cerchiati. Al sesto minuto si apre un'altra occasione per il Verbania di segnare. Si crea una confusione incredibile in zona d'area di rigore dei rossi del Baveno ed ecco che in quel trambusto prova con un calcio di rovesciata a segnare Margaroli, ma il pallone gli sfugge, così recupera il pallone Fodrini che calcia una palla forte ma finisce fuori. All'ottavo minuto la squadra di Porco continua a non demordere. Zingaro con un cross di testa prova a segnare il secondo gol per i biancocerchiati, ma la palla finisce poco sopra la traversa. Al 20° minuto Romano della squadra di Mole prova a siglare il gol del pareggio, a cercare questo gol del pareggio, ma calcia una palla troppo debole. Al 41° minuto il Verbania effettua un cambio particolare. Perché? Perché il portiere della squadra, Chiodi del Verbania, lascia il posto a Strolla che nonostante la sua giovane età si è distinto per aver eseguito parate eccelse nelle due precedenti giornate, per la prima contro l'Accademia Borgomanero e poi contro lo Stresa settimana scorsa. Passiamo adesso alla ripresa, andiamo al secondo tempo. Nella ripresa è il Baveno che inizia a far vedere il suo gioco. Siamo al primo minuto e Ramalo dalla zona esterna sulla sinistra tira una pallonata devastante, ma ancora il Baveno non riesce a finalizzare.
Al quinto minuto il Verbania raddoppia sempre con Sofia, che oggi ha firmato la doppietta che sigla il secondo gol appunto sulla squadra ospite. Al decimo minuto ci riprova a mandare la palla in rete Cerutti, che riesce a guantare la palla con un colpo di testa, ma la palla finisce alta sopra la traversa. Al ventitresimo minuto Gnata per il Baveno calcia una fucilata provando a segnare con un cross dalla zona esterna, ma ancora i lacustri di Baveno non riescono a concludere con un gol. Al trentesimo minuto della Vedova della squadra ospitante si fa pericolosissimo, poiché si porta vicino alla porta avversaria ad una velocità incredibile, dimostrando un ottimo padroneggiamento del pallone. Tira, ma Poletti, portiere del Baveno, intercetta questa palla ostia. Al 38esimo minuto della ripresa è Romano dei Rossi di Baveno, su assist di Marchionini, che sigla il primo gol per gli ospiti. Ormai ci stiamo avviando verso la fine e le occasioni continuano a non mancare da ambe le parti. Il Baveno prova disperatamente ad afferrare il pareggio, ma il Verbania non ci sta a perdere e continua a difendersi con onore fino alla fine, e riesce a portare a casa questi per punti magici per la classifica generale. Io il Tigre voglio bene, lo dico sempre, è migliorato e sta migliorando, bravissimo. Ma non ho capito se è toscano o non è toscano, c'è questo dilemma, tutti mi scrivono: ma perché fa l'accento toscano? Tigre, sei toscano o sei toscano? Secondo te è toscano? No. Ma io finché tu mi hai messo il dubbio, ero straconvintissimo che fosse toscano. Io non ho dubbi che sia toscano. Io, ragazzi, non vorrei deludervi. È fiorentino. Ma il Tigre non è toscano. Stai cercando di sminuirmelo tu, lo so. No, no, è il mio idolo, però grande, ti assicuro grande. Che non è toscano. Voglio vedere la carta d'identità. Beh, se non è toscano. Ah, attenzione, Manolo dalla regia. Manolo dalla regia. Dalla regia dice che ha detto che ha origini toscane, quindi... Maremma vuota. Eccolo lì. Allora chiedo scusa al grande Ema Tigre, che tra l'altro, ripeto, sta migliorando, e devo anche ringraziare lui come ringraziamo tutti i ragazzi che la domenica, parlavamo prima di passione, con il freddo, con la neve, col caldo, si seguono queste partite. Allora sentiamo l'intervista del Tigre. Qui con me Paolo Gallo, mister in seconda del Verbania, e oggi questo derby l'abbiamo portato a casa. Sì, come hai detto te, siamo riusciti a portare a casa questa partita per noi molto importante, una partita sentita qua sul lago. E abbiamo preparato la partita durante la settimana per partire forte, così è stato, siamo riusciti a sbloccare la partita nei primi minuti del primo tempo. Potevamo chiuderla già alla fine del primo tempo, non siamo riusciti, però al secondo tempo abbiamo trovato il gol del raddoppio. Abbiamo sofferto verso i minuti finali, che loro hanno trovato il gol su una nostra piccola disattenzione, però la squadra è riuscita a soffrire il giusto e abbiamo portato a casa questo derby. E questa vittoria dà morale, adesso abbiamo il turno di riposo dove possiamo preparare al meglio la partita contro il settimo e passare un buon Natale. Qui con me è Sofia del Verbania, che oggi ha siglato doppietta qui in campo contro il Baveno. Senti un po', ma porco, ti ha fatto il lavaggio del cervello per questa partita? No, è una partita che abbiamo preparato bene in settimana e che aspettavamo. È un derby, era tanto sentito sia da parte nostra che da parte della società. Abbiamo preparato bene in settimana e poi questo è stato il risultato, abbiamo raccolto i frutti molto bene. Quando la settimana prima è venuta la sconfitta, ci dobbiamo riscattare, ci siamo riscattati e appunto il risultato è arrivato, lo meritavamo e potevamo fare ancora meglio. Battuta d'arresto oggi per il Baveno, qui con me è Rino Molle, partita combattutissima fino agli ultimi secondi di gioco, comunque ve la racconterà lui. Beh, da raccontare c'è tanto, nel senso che pronti via abbiamo preso questo gol che ci ha tagliato un attimino un po' le gambe. Il primo tempo non siamo riusciti a reagire, secondo tempo meglio, ci abbiamo provato, ma abbiamo sicuramente dei limiti, oggi si è visto, però continuiamo assolutamente a crederci e a lavorare. Scoop degli scoop, adesso possiamo dirlo in televisione, tra poco da voi verrà l'ex bomber ormai del Verbania, possiamo dire il suo nome? Sì, beh, Ostoni è il nostro giocatore, quindi speriamo che il suo contributo, anzi sicuramente il suo contributo sarà fondamentale per una squadra così, così giovane, la sua esperienza, la sua, insomma, un giocatore di categoria, per cui sicuramente potremo raccontare di partite che andranno diversamente. Cosa manca ancora alla squadra per finalizzare, visto che insomma nello spogliatoio passerà qualcosa?
Ma sicuramente non riusciamo a far girare gli episodi a nostro favore, è una cosa che sto notando già dall'inizio dell'anno. Io penso che sia soprattutto per, diciamo, la rosa è molto giovane, quindi probabilmente quello inciderà sicuramente. È un periodo un po' così, ma sono sicuro che nel breve tempo ci tireremo fuori e riusciremo a vincere molte più partite. Dunque, caramba, che sorpresa, perché il grande Manolo è riuscito a contattare il Tigre alias Emanuele Pellegrini. Ciao Emanuele, ci sei? Sì, sì, ci sono, buongiorno. Allora, la domanda che ci ponevamo noi, ma me l'hanno posta in tanti, questo accento toscano è perché sei toscano o non sei toscano? No, no, io sono toscano, sono fiorentino di nascita proprio. Ah, allora... Si sente... Allora... Avevano ragione qua Angelo Ferri, Marco Foti e gli amici anche del CSI, Danini, insomma. Ah, allora sei effettivamente toscano, Tigre. Sì, sì, sono nato a Firenze, poi vabbè mi è rimasto un pochettino l'accento, poi mi piace un po' marcarla, diciamo così. No, perché infatti ogni tanto lo marchi, ogni tanto non lo marchi. Ma il discorso è questo, guarda, alcune volte ci tengo un po' a far sapere che sono di Firenze, poi mi piace far sentire il mio accento, poi è un po' una scelta personale, diciamo. Poi, bravo, Tigre. Ascoltami, diventando seri, che Verbania e che Baveno hai visto ieri? Allora, ieri ho visto un Verbania che è sceso in campo per vincere, si capiva già da subito, anche perché si vedeva che i ragazzi erano in grinta. Poi stiamo parlando del secondo derby di fila, avevano subito già una battuta d'arresto contro lo Stresa, quindi volevano, diciamo, risollevarsi, e hanno portato infatti a casa questi tre punti magici contro il Baveno. Un Baveno che, insomma, piano piano si sta riprendendo, era combattivo, infatti ha perso di misura, però insomma diciamo che è in buona prospettiva per risollevarsi magari, ecco, nel ritorno. L'arrivo da Ostoni significa che il Baveno ci crede ancora, Emanuele. Sì, poi sicuramente questo renderà ancora più vivo, diciamo, il prossimo derby tra Verbania e Baveno, infatti lì poi sarà veramente una guerra. E sì, poi il Baveno sta per acquistare un giocatore di livello, appunto, come Ostoni, che insomma era il bomber del Verbania, lo sappiamo tutti, quindi... sicuramente saprà regalare delle belle, ecco. Grazie Emanuele. Bravo Emanuele, continua così. Grazie mille, grazie a voi. Abbiamo sentito il Tigre, ringraziamo Manolo che in diretta ci ha fatto svelare questo mistero, chiedo scusa, effettivamente il Tigre è Emanuele, è di origine fiorentina, l'abbiamo sentito. Ti sorprende, no? Lo parlavamo prima a microfoni spenti, anche con Marco, questa posizione del Baveno, Angelo. Ma diciamo che ha avuto un pochino di sfortuna, soprattutto nella prima parte di stagione, tante partite, soprattutto perse al 90esimo o magari pareggiate quando il Baveno era in vantaggio. E sono magari 3, 4, 5 punti persi che in questo momento potevano far comodo. È normale che, come abbiamo detto prima del Borgo Vercelli, la distanza rispetto a chi sta davanti inizia a diventare importante. E poi è vero che puoi arrivare magari anche terz'ultimo, però bisogna sempre stare attenti alla forbice dal sest'ultimo posto. Marco, hai cominciato con RVL, tra l'altro con Angelo, no? Anche in quel gruppo con Piero Pratesi del Bar Sport. E in quella serie lì c'era il Gravellona. Ho cominciato, no, nel senso che... Sì, però dico... No, l'Angelo, Angelo. Angelo sì, Angelo sì. Io quando ero piccolino... No, piccolino. L'ho cooptato. Prima, con un po' tutti i ragazzi che sognavano un po' di stare nel calcio e tutto... Mi ricordo che il primo colloquio a RVL l'avevo fatto a casa di Marco Foti. Pensa. L'hai promosso? Ma subito, immediatamente. Non ci voleva molto. Marco, però per dico, capire. Che effetto ti fa, no? Ripensando a quei tempi del Bar Sport itinerante, un calcio che era molto seguito, grande passione, Verbania Serie D. È questo, il pensiero più grande che mi porto dentro da quegli anni e che è un quesito amletico è come... cavolo, è possibile che il Verbania sia ancora lì, perché le premesse per vedere il Verbania andare almeno in Serie D, ma minimo in Serie D, ma io ho sempre pensato che potesse arrivare tra i professionisti e non mi capacito del fatto che il VCO non abbia una società e potrebbe essere un Verbania sicuramente tra i professionisti. Siamo in due a pensarlo.
perché io dico sempre la dispersione. Noi al Bar Sport ne abbiamo parlato miliardi di volte. La dispersione di risorse. Della società di rappresentanza, che poi è diventata, per esempio, la Paffoni, che si chiama Paffoni. Va bene, noi siamo un po' più legati perché siamo di Omegna, però rappresenta tutta la provincia e tutti si sentono rappresentati, certo, da quella bandiera. È una dispersione che però non trova pace. Io dico sempre, se tu fai la somma delle risorse investite tra le società, adesso magari un po' di meno, però 6-7 anni fa di eccellenza e promozione del VCO, puoi fare la Lega Pro, ma tranquillamente. Sì. Beh, ricordo che forse così da 20 anni fa si parlava del progetto di fare la squadra unica. Ecco, sì, forse sì, col senno di poi si è perso. Io mi ricordo Zacchera sempre, aveva fatto quel progetto, sì, Marco Zacchera, dicendo una squadra unica del VCO può arrivare in Serie B. Aveva parlato addirittura di Serie B Zacchera ai tempi, che sarebbe uno straordinario volano, tutto. E io su quel punto sono d'accordo. Forse si è persa un'occasione, soprattutto senza ombra di dubbio, col senno di poi, visto come sono andate le cose. Visto come la situazione attuale del calcio del VCO. Parlavamo del Baveno, non sono riusciti a fare la fusione Baveno-Stresa. Certo. Ragazzi, cioè non c'è una squadra, c'è lo Stresa che primeggia in eccellenza per meriti soprattutto, lo ripeto sempre, no, del presidente Marco Pozzo, che è un imprenditore lungimirante sotto tanti punti di vista, no, marketing, comunicazione, raccolta di sponsor, però per il resto siamo ai minimi storici, qua. Sì. Poi si arrabbiano che ce lo diciamo, però è così, il calcio del nostro territorio è ai minimi storici da 50 anni. Com'è che è? Carta canta, cioè è lì, ci sono le testimonianze scritte di quello che stiamo dicendo, no Angelo? Sì. Ed è un peccato. Ed è un vero peccato. Anche perché Marco, insomma, un po' di interesse il nostro calcio l'ha sempre avuto, ha suscitato. Dovevano fare appunto una squadra bandiera del territorio e poi se proprio i derby si voleva farli in una logica di settore giovanile con questo nucleo portante che andava a scegliere, ma poi le varie squadre dei campanili si potevano confrontare, ma era una ulteriore valorizzazione del settore giovanile che forniva il serbatoio della squadra di rappresentanza. Un po' come sta facendo il Sud Tirol magari. Come nella stanno regione facendo queste realtà piccole che per questo motivo devono valorizzarsi di più. Certo, guarda Renate, Feralpi, Sanò, Sud Tirol come dicevi tu, il Trento che adesso è venuto su, sì, insomma, tutta una serie di squadre, espressione di piccole realtà territoriali, dove il territorio però d'altro canto fa sistema. Siamo credo l'unica provincia che si chiama con tre nomi, no? Quindi sì, c'è quell'altra. Sarà un motivo. Ce n'è una, no? Barletta-Barletrani. Ecco, BAT, la BAT. Sì, il BAT. Che non è BAT in inglese, ma Barletta-Andri. Allora, ti faccio vedere le interviste dell'Omegna. Oh, io sono venuto apposta per ecco, vedere. Perché ci vediamo l'Omegna che chapeau a Tabozzi, perché insomma ragazzi sta facendo un qualcosa di straordinario. Omegna seconda in classifica con la vittoria di ieri. Le interviste. Partita disastrosa per noi, perché noi abbiamo bisogno di salvarci e con queste prestazioni sicuramente non ci riusciremo, perché male su tutti i fronti, sui rimpalli, sulle seconde palle. Quindi nessuna lotta, dobbiamo sicuramente riprenderci, perché attraversiamo un momento bruttissimo e siamo lì in lotta, in piena lotta a retrocessione. Adesso speriamo nelle ultime due partite di fare qualche punto, ma vista la squadra oggi è difficile, difficile. Direi una buona partita da parte dei nostri ragazzi, è cominciata subito bene con un bel gol di Barbieri, quindi poi dopo è stato tutto comunque una partita combattuta, poi dopo fortunatamente abbiamo segnato subito all'inizio del secondo tempo e quindi si è messo tutto a posto. Direi che i ragazzi hanno fatto una buona prestazione e siamo felici di come è andata la partita, e anche per la doppietta di Alessandro Elca, che finalmente ritorna a segnare con continuità, quindi direi una prestazione buona e siamo felici di andare davanti un'altra settimana di lavoro e è bene così, insomma, direi che va bene così. Se ci vediamo la classifica di promozione, perché ho parlato di capolavoro, capolavoro di Tabozzi e dei suoi ragazzi, perché l'Omegna solo adesso, parlavamo prima del Novara con Vutaio, dei giocatori che fanno la differenza segnando,
solo adesso ha ricominciato ad avere i gol dei suoi attaccanti, no? Con Elka che ha segnato 3 gol in 2 partite, e Lomegna dopo 13 giornate è a un punto dalla vetta. Quindi veramente, insomma, magari a fari spenti si parla di altre squadre come il Cossato, il Bulè all'inizio della stagione, adesso è lì, è Lomegna. Fa paura, io credo che faccia paura, Marco. Ma io ne parlavo un mese fa con gli amici del Bulè, perché io ho un legame particolare col presidente, col general manager, che sono Claudio Barbaini, Gigi, sono persone straordinarie, di una passione incredibile, e faticavano anche con me a nascondersi un po', perché oggettivamente... E siccome sanno che io ho questa, insomma, passione rossonera di antica data, devo dire che io sono rimasto straordinariamente sorpreso da come si sono compattati nel momento della difficoltà. Però adesso è il momento di fare il salto di qualità, perché anche ieri, dobbiamo dire, è stata una gara abbastanza indirizzata. Passato questo momento e trovandosi lì, dobbiamo vedere se chi doveva portare la croce adesso comincerà a farlo. Io sono sicuro che Davide saprà trarre grandi motivazioni da questa difficile fase dalla quale sono usciti così, così bene. E il Bulè lo aspetto, però, perché deve venire fuori assolutamente. Poi ne parliamo del Bulè con te, Angelo. Tra l'altro mi sembra uno dei campionati di promozioni più equilibrati e secondo me con più alto valore degli ultimi anni, perché il Cossato mi pare che abbia preso Salzano. Ha fatto gol ieri, subito. Il Bellinzago è una delle squadre che comunque si sapeva dall'inizio del campionato che poteva puntare in eccellenza. Il Vigliano, che sta facendo un campionato forse un po' sotto le aspettative, era un'altra squadra che sulla carta doveva provare a giocarsi a vincere il campionato. Quindi è un campionato veramente competitivo, e come succede in questi casi quando la classifica è così corta, probabilmente la prima squadra che farà 4, 5, 6 vittorie consecutive prenderà... È quello che non è avvenuto, perché se me la fanno rivedere la classifica, insomma... Io 2 paroline sul Bogogna, ecco. Il Bogogna ieri ha conquistato la 3ª vittoria consecutiva. Era spacciata 2 settimane fa, a 0. Ha vinto con la Juve, ha vinto domenica scorsa contro il Bulè, e ieri è andata a vincere sul campo del Vigliano. Con un budget che probabilmente è un quinto di tutte le altre squadre, e adesso è a 2 punti dalla salvezza. Davvero incredibile quello che stanno facendo in ossola, Angelo. Ah, sicuramente vero, è una squadra che sembrava, cioè ormai poteva iscriversi al campionato di prima categoria, e invece è proprio vero che non bisogna mai abbattersi, mai mollare. In 3 partite si sono, addirittura si può anche magari guardare la salvezza diretta a questo, certo, punto. Sì. 7 punti, era 0 2 settimane fa. Poi ci vediamo il Briga, però il campionato dai 27 del Cossato, come dicevi tu, Marco, io ci metto anche il piede in Molera a quota 20, cioè ci sono 8 squadre in 7 punti. Tra poco ci sarà la sosta, è chiaro che tutte le squadre che vogliono provare a vincerlo possono vincerlo, perché poi c'è il mercato, c'è la sosta, ripeto, e quindi o sbaglio. Eh sì, c'è mezzo campionato in archiuso davvero in 7 punti. Beh, io devo dire che conosco poco il Cossato, però so che è una realtà importante, quindi non so se questa società... No, ha voglia di vincere. Quindi credo che anche questo campionato, come noi parlavamo prima della Serie D, sarà molto determinato dal mercato. Ecco, so che Tabozzi vorrebbe qualcosa là davanti, no? Lomegna ha trattato Austoni, che poi ha scelto invece di continuare il suo percorso, la sua carriera in eccellenza. Il Cossato ha dimostrato di volerlo vincere inserendo Salzano, vedremo i movimenti che ci saranno nelle prossime settimane, non nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, perché il mercato è aperto dal primo. Qualcosina chi vuole vincere deve fare, però. Sì, come dicevi tu prima, in un campionato così equilibrato probabilmente chi prende meglio in questo mercato avrà magari davvero la possibilità di prendere il largo nel girone di ritorno. Anche perché poi a dicembre non è facile fare mercato, Angelo. Soprattutto non è facile non sbagliare, nel senso che non è detto che il mercato di riparazione finisce per migliorare, tante volte rischi davvero di peggiorare la squadra. Ecco, per esempio la Rona ha preso Bini, ieri è andato a Cossato e ha perso malamente. Sì, anche se però penso che la partita a Cossato... Cioè, comunque... Ah, ci stanno, no, per dirti che anche la Rona che ha preso Bini ha alzato un po' l'asticella delle proprie ambizioni, no? Questo lo dice, ci sono tante società ambiziose.
Sì, ma come dicevi tu prima, quando la classifica è così corta, tutte sono autorizzate comunque a sperare di poter fare veramente meglio. Perfetto, allora andiamo ancora in pubblicità per il secondo ed ultimo blocco, poi torniamo qui tra poco. Dunque di nuovo insieme per parlare di promozione, facciamo vedere la partita tra Briga e Bianzia che si è conclusa 0-0. Franco Filippetto. 0-0 tra Briga e Bianzia, il comunale in riva alla Goglia, però non si può dire nulla di fatto perché le due squadre hanno offerto un bel gioco fino al 95esimo quando è finita la partita. Al 15esimo Bianzia è pericoloso, Provera non arriva su un suggerimento dalla destra, palla sul fondo. Al 22esimo buona opportunità per il Briga, ma Cataldo viene anticipato. Bella azione del Bianzè con triangolazione perfette, ma la difesa del Briga ha la meglio. Questo al 34esimo. Al 35esimo, un minuto dopo, Marteddu ha la palla buona, tira la palla buona tra i piedi, tira il suo tiro, però si perde alto alla sinistra di Algerio. Occasione sfumata per gli ospiti. Al 37esimo c'è un tocco ravvicinato al portiere da parte di un difensore del Bianzè, il direttore di gara non interviene facendo di proseguire. Al 43esimo azione gol per il Briga, ma Nalesso ad un metro dal portiere si fa anticipare. Al 45esimo lo scadere del tempo, pallonetto dalla sinistra dell'attacco dei padroni di casa davanti alla porta, nessuno interviene, sfuma anche questa azione. Si chiude così il primo tempo. Al terzo della ripresa, secondo angolo per i locali, mischia davanti ad Algeri, ma nessuno interviene con la zampata vincente. Settimo minuto, batti e ribatti in area del Briga, la palla finisce fuori. Al 12esimo Salvatore fa partire dalla sinistra una rasoiata, ma Algeri si allunga e para. Al 30esimo Sacco si alza un pallonetto davanti ad Algeri che lo anticipa. Dopo un momento di stasi il Briga rialza il baricentro. Al 33esimo Salvatore per Marra, il Bianzè si salva in angolo. Al 35esimo Algeri si salva alzando in angolo sul corner, palo interno e palla che torna in campo. Il Briga va vicinissimo al vantaggio. L'arbitro viene contestato nei minuti finali più dal Bianzè che dai padroni di casa. 7-3 i calci d'angolo, 5-4 gli ammoniti, 0-0 il risultato finale tra Briga e Bianzè. Dunque queste le immagini di Briga e Bianzè. Anche il Briga, no Angelo, ha sogni di gloria legittimi e legittimati dall'andamento delle prime 13 giornate. Beh, a questo punto della classifica c'è cioè davvero, come si è detto in precedenza, avere 26 punti e essere un punto della prima in classifica, un po' fino a che in questo momento sei lì, è normale che ci speri. Ovvio che è un campionato comunque, cioè con squadre veramente di livello, quindi sarà difficile mantenersi fino alla fine. Prima delle interviste un flash anche sul discorso Covid, no? Ieri non si è giocata Sparta Juve Domo per la positività di alcuni membri del gruppo squadra della Juve Domo, è una variabile che rischia di sparigliare, di scompigliare un po' la situazione nuovamente, secondo voi? C'è questo rischio? Ma speriamo di no, sinceramente. No, quello non lo so, però no, c'è. Nel senso speriamo di no, cioè, spero di no e penso di no. Non ci voglio nemmeno pensare che si possa tornare ancora ad avere problemi. Ma però qualche segno c'è. Purtroppo la situazione è purtroppo. Però è io ci riflettevo quando si facevano i confronti rispetto all'anno scorso di come la campagna di vaccinazione abbia inciso in maniera straordinaria anche in questo, perché non c'era settimana dove in tutti poi i campionati saltava una, due, tre partite. Oggi è una rarità, infatti è una notizia che ho colto e ovviamente spero che questi ragazzi non abbiano nessun isolato problema, e come immagino, perché mi pare siano tutti asintomatici, quindi sia un'eccezione che ci fa appunto parlare proprio per questo, mi pare una rarità. Un flash, apriamo un dibattito, no? Vi è piaciuto? Allora, io ho parlato settimana scorsa, non c'era ancora il protocollo, no, della FIGC, in merito avete parlato prima di vaccinati e non vaccinati. Con il Super Green Pass, cioè si pensava che in un primo momento il Super Green Pass servisse anche, fosse obbligatorio per chi giocava in eccellenza, promozione, prima, seconda categoria e via discorrendo. Non è così. È un provvedimento che secondo voi è giusto o non è giusto? Secondo me quando si fanno figli e figliastri non è sempre, cioè trovo
che non abbia senso. Era molto più difficile, al contrario, l'anno scorso, seguire il protocollo nei settori minori, perché bisognava fare tamponi e cose del genere, ed era veramente un grosso problema, tant'è vero che poi alla fine i campionati minori sono saltati. Ma adesso, voglio dire, la vaccina... però adesso... Però in teoria, se tu non sei vaccinato, se puoi giocare. Appunto, secondo me non ha senso, perché se no si fanno delle differenze con chi... In altri ambiti, i lavori, eccetera, eccetera, ed è una cosa che... Ma io sono d'accordo con te, sì, specialmente per dove è un hobby, voglio dire. Va uniformata questa cosa, esatto, è un hobby. Sono assolutamente d'accordo. Però, ovviamente, siamo d'accordo noi, tanti la pensano così, però per non andare... contro certe logiche, certe lobby, certe cose, alla fine non è così. Le interviste di Briga Bianzè. Mister, io ho detto un nulla di fatto, ma direi che questo non si può definire un nulla di fatto questa partita, perché abbiamo visto del bel gioco e il risultato in bilico fino all'ultimo. Sì, sì, è stato come tutte le partite, è stata una partita tosta, sapevamo che il Bianzè, sappiamo che ha fatto soffrire tante squadre, detto questo... È stata una partita abbastanza tosta sia da una parte che dall'altra, ma noi guardiamo il percorso che stiamo facendo, siamo contenti. Io ho già detto ai ragazzi che non è che si possono vincere tutte le partite, quindi lavoreremo in settimana per vedere un po' i due o tre errori, secondo me, nella fase finale, nella scelta finale, per andare a fare un po' più male, ma va bene così, andiamo avanti. Quindi lo considera due punti persi? Ma no, due punti persi non sono persi, perché ci sono sempre gli avversari. E se dico due punti persi potrei passare per presuntuoso, invece secondo me il Bianzè è un'ottima squadra, messa bene in campo, ostica. Quindi secondo me oggi è avuto il pareggio, speravamo tutti di poter portare a casa tre punti, ma non è andata così, e penseremo alla prossima. Nella tribuna abbiamo visto un primo tempo equilibrato, nella ripresa sono partiti un attimino più convinti loro, poi nel finale avete cercato di fare l'assalto a forte pace. Ma sì, convinti loro non lo so, perché adesso parate il nostro portiere non me le ricordo sinceramente. Poi convinti, se vuol dire rincorrere l'avversario, magari sì, forse su qualche seconda palla a tratti sono arrivati prima loro, ma secondo me è stata una partita veramente equilibrata, quindi buona squadra loro, noi secondo me siamo una buona squadra, siamo lì, ce la giocheremo fino alla fine. Un'analisi della partita, bel gioco ma purtroppo reti inviolate. Sì, ma direi che secondo me è stata una partita di assoluto livello, una bellissima partita con azioni da entrambe le parti. Giocavamo su un campo difficile contro la prima in classifica, quindi siamo soddisfatti. Avremmo anche potuto fare qualcosina in più, probabilmente, però è giusto il risultato di parità. Ecco. L'ICA, il mister di casa, ha molto rispetto di voi, dice che per loro è un punto, non sono due punti persi, ma un punto guadagnato. Io penso la stessa cosa, e il mister è un ragazzo che conosciamo, è un ragazzo onesto, sa come sono le partite. Noi avevamo anche noi tanta paura di questa partita, conosciamo la forza del Briga, siamo contenti della nostra grande partita. Ecco. Nella prima parte del secondo tempo però avete fatto un bel gioco, avete fatto più movimento, poi siete calati un po' nel finale. Sì, probabilmente dopo un primo tempo assolutamente pari, abbiamo fatto qualcosa in più noi all'inizio del secondo tempo, però bisogna essere onesti, l'ultimo quarto d'ora è stato un piccolo assedio e noi ci siamo comportati bene senza creare grosse palle gol per il Briga, a parte quel palo che comunque è un'azione pericolosa. Ecco. Ancora due partite con le relative interviste, cominciamo dal Piedimulera che ha quota 20, ieri ha vinto con un allenatore che tu conosci, no, Marco, Roberto Bonan, che un piccolo valore aggiunto lo dà sempre alle sue squadre. Assolutamente sì, persona di grande levatura morale prima ancora che tecnica, e credo che abbia trovato un ambiente dove si può fare calcio in grandissima tranquillità. Tanto il tuo concittadino Fabio Simonetti è quello che ha plasmato il Piedimulera, qualcuno dice ma che senso ha fare una squadra con tanti stranieri argentini, alla fine i risultati del campo gli stanno dando ragione. Non è una curiosità, adesso mi hai fatto ricordare che ne devo parlare con lui, la prima volta che lo incontro voglio capire la radice di questa scelta, che è sicuramente una cosa sui generis. È una cosa sui generis. Chiediamo l'angelo, secondo te la motivazione? Tu che sei una... Io credo che comunque, nel senso anche geograficamente, magari... A Piedimulera è difficile trovare magari gente del posto, cioè è un bacino comunque ristretto.
quando magari ne prendi uno o due da fuori, può essere che comunque poi... Cioè, tra argentini fanno gruppo, fanno stanno gruppo. Stessa casa. Cioè, credo che ci possa stare come ragazzi, la gente FIFA mica per niente. Cioè, ci ha dato una spiegazione subito. Cioè, facciamo la James Bond, James Bond, un incognito. Allora, vediamoci Piedi Molera. Piedi Molera Santià termina con un pirotecnico 4-2 per gli ossolani che, trascinati da Gallini, tornano alla vittoria dopo 3 giornate. La cronaca. La partita si sblocca al 12esimo con i gialloblu che realizzano la prima rete di giornata. Mammucci appoggia sulla sinistra per Mancuso, cross rasoterra al centro per Gallini che sottoporta fredda il non impeccabile Pasteris. Al 20esimo il Santià avrebbe subito l'occasione per riportare il risultato in parità grazie ad un cross dalla sinistra di Conti per Manco che all'altezza del secondo palo è tutto solo ma manda clamorosamente alto. Proteste degli ossolani al 23esimo per un presunto contatto falloso in area piccola ai danni di Gallini che si apprestava a girare a rete l'invito di Viscomi. Al 38esimo lo stesso Viscomi tenta il tiro da fuori area, Pasteris non trattiene ma Gallini non arriva in tempo per il tap-in. Dalla parte opposta al 38esimo Mercandini tenta la soluzione personale ma Fezzoni è attento e blocca. Al 44esimo i ragazzi di Mister Bodan raddoppiano. Cross dalla destra di Mammucci per la corrente Viscomi che dalla sinistra entra in area ed esplode un tiro al volo da applausi che non lascia scampo all'incolpevole Pasteris. Al rientro dagli spogliatoi al 9 il Piedi Molera va vicinissimo al tris grazie a Mainini che mette Gallini tutto solo davanti al portiere vercellese. L'attaccante gialloblu spreca. Tris che arriva però al 18esimo. Mancuso ruba palla nella tre quarti avversaria e imbecca Gallini che all'altezza del dischetto spedisce alle spalle di Pasteris. Santià pericoloso al 20esimo con Gallo che entra in area dalla destra e da posizione defilata calcia ma Fezzoni con la punta delle dita gli nega la gioia del gol. I ragazzi di Mister D'Agostino non demordono e al 24esimo accorciano le distanze. Azione corale, la retroguardia ossolana mura diversi tentativi, la palla termina sui piedi di Manco che viene atterrato da De Giuli. Dagli 11 metri va Mercandino, ma Fezzoni tocca ma non riesce ad evitare la rete. Alla mezz'ora il Piedi Molera cala il poker grazie a Gallini che va in pressione sul portiere ospite e conquista la palla e da due passi realizza la sua tripletta. La partita però non è finita e al 41esimo c'è ancora tempo per un altro gol firmato Santià. Bel lavoro di Manco che elude l'intervento di due avversari e appoggia al centro per il neoentrato Alessandrini che non sbaglia e porta il parziale sul finale 4-2. Come sentisci le interviste e poi parliamo di Boulay anche con Marco, no? Perché il Boulay è un po' l'incompiuta fino adesso. Mister, quest'oggi il Piedi Molera torna alla vittoria con un pirotecnico 4-2, siete stati guidati dalla tripletta di Gallini, è soddisfatto della prestazione della sua squadra? Sì, era una partita delicata perché venivamo da due partite non brillantissime, avevamo bisogno di questi 3 punti per confermare un nostro buon andamento generale, ho visto una squadra attenta, determinata, che ha cercato di giocare anche con più attenzione nelle fasi di possesso palla. Sono molto contento che Franco abbia fatto 3 gol perché è un ragazzo che si sta applicando moltissimo con tutte le difficoltà che comporta un'esperienza nuova come quella che lui sta vivendo. E quindi mi fa piacere per lui, mi fa piacere per la squadra che ha raccolto un risultato preziosissimo in questo momento della stagione per arrivare alla sosta con un bottino di punti che ci rappresenta, credo, abbastanza bene per quello che abbiamo potuto fare fino ad oggi. Note dolenti forse i 2 gol presi, di cui uno a pochi minuti dalla fine. Sì, certo, era una partita che avevamo in pieno controllo e abbiamo concesso 2 situazioni, il rigore è stato un po' un'ingenuità che può capitare, invece il secondo gol siamo stati abbastanza poco attenti e anche un po' ingenui nell'abboccare la prima finta del giocatore che si era liberato in area perché ci siamo cascati in 3 contemporaneamente. Queste vittorie non devono ingannarci o non devono metterci nella condizione di pensare che il nostro percorso sia in discesa. Il nostro percorso è in salita, come è giusto che sia, come è per tutte le squadre, per la nostra che ha qualche
elemento meno esperto e qualche necessità in più di migliorare, credo che rappresenti proprio un avviso di quello che sarà il prossimo futuro e sulle cose su cui dovremo sicuramente migliorarci per poter essere tranquilli anche nella seconda parte della stagione, che vorremmo essere ancora nelle stesse condizioni attuali. Franco, quest'oggi tripletta, ti porti a casa il pallone della partita, come hai visto la gara? La partita è una partita dura, dove noi abbiamo fatto una buona partita e molto contento per la squadra e per il triplete che hai fatto. Sei in Italia da agosto, sei arrivato qui a Piedimulera, com'è questa esperienza tutta italiana direttamente dall'Argentina? È un'esperienza molto buona, dove il mister mi ha migliorato molto, así que speriamo poter seguir. Manolo, potrei far fare una brutta figura a Manolo, ma non gliela facciamo fare, no, ragazzi? No, dai, tanto sei bravo. Nello spirito natalizio. Sì, siamo nello spirito natalizio, mi deve però una bevuta. Vero che mi deve una bevuta? Sì. Perché non gli faccio fare la figura? Poi il fuori onda è come lo spogliatoio del calcio, le cose del fuori onda restano rimangono qui, la voleva chiamare anche lui Gallini per sentire se l'origine... No, argentino Doc Gallini. Parlai prima del Boulet, no? Che è un po' rincompiuta, però hai tre punti dalla vetta. Cioè, è stato un po' ricambusto, via l'allenatore, via il direttore sportivo. Cioè, è una realtà veramente strutturata. Quindi, con persone che il calcio lo conoscono. Quindi io confido che possano anche loro, in questo mese di riflessioni, rimanendo sempre attaccati lì con questa classifica corta, di poter prendere decisioni migliori, magari intervenire sul mercato e puntare a vincere, perché a questo punto con una classifica così e in un campionato dove non c'è una squadra che sembra molto più forte delle altre, il Boulet ci deve provare in tutti i modi. Poi è un campionato strano, perché dobbiamo mettere, ne perde settimana scorsa, poi va in trasferta, ne rifila 5 a Sizzano ed è quinto in classifica, ad esempio, no, Angelo? Cioè, insomma. No, ma infatti c'è un campionato dove ogni domenica può veramente succedere di tutto. Poi quando ci sono 8 squadre in 7 punti, vuol dire che i valori sono simili e ci si mangia punti a vicenda. Il Boulet, vediamo la vittoria, no? Del Boulet, la partita di ieri. Sei attento? No. Il Boulet Bellinzago non va oltre l'1-1 in casa contro il Valduggia e si allontana dalla vetta della classifica. Per gli uomini di Bigi è un punto prezioso in chiave salvezza. Il primo spezzone di gara non regala particolari emozioni. Al settimo, Conchedda evita un avversario sulla destra e va a calciare, ma guadagna soltanto un calcio d'angolo. Al 17esimo risponde il Boulet Bellinzago con Tuveri, che si inserisce bene in area, aggancia il pallone e prova a superare Beltrami, ma la difesa allontana. Poco più tardi, al 21esimo, ancora Tuveri viene atterrato in aria e l'arbitro concede un calcio di rigore. Dal dischetto, Capacchione non sbaglia e infila alle spalle del portiere. Dopo il gol del vantaggio, sono sempre i padroni di casa a condurre il match, ma sono imprecisi sotto porta. Al 41esimo, il Valduggia prova a rendersi pericoloso con un calcio di punizione dal limite, calciato da Claudi, ma il pallone finisce sulla barriera. Il primo tempo si chiude sull'1-0. Nella ripresa il Valduggia rientra con il piglio giusto alla ricerca del pari. La prima azione degna di nota è comunque di marca locale al 18esimo con Repossini, che riceve in area, controlla e calcia con il destro, ma il tiro è rimpallato e finisce tra le braccia del portiere. Al 26esimo gli ospiti hanno una buona chance con Sardo, che penetra in area palla al piede e calcia con il mancino a incrociare, ma non trova di poco lo specchio della porta. Alla mezz'ora, altro episodio chiave del match, quando anche il Valduggia guadagna un calcio di rigore per un fallo in area. Dagli 11 metri si presenta Claudi, che calcia bene, ma Lorenzo, in tuffo, respinge e salva i suoi. Il gol però è nell'aria e il portiere non può nulla al 36esimo, quando su un traversone preciso dalla destra, Sardo si coordina bene e da pochi metri mette in rete per l'1-1. Nel finale il Boulet Bellinzago prova il tutto per tutto, ma non basta e alla fine si deve accontentare di un punto.
ovviamente volevo giocare Marco, ma Marola mi ha fatto lanciare il servizio, volevo essere attento. Eh no, ero attento, ho visto, infatti dico, mi hai fatto la faccia, però Marola ha fatto subito partire il servizio, perché quella lì era un'altra occasione persa. Ah beh, adesso chiaro. Riguardando anche poi bene gli highlights, che è veramente una vittoria buttata. Inspiegabilmente buttata, e a questo punto non parleremo di tre punti, ma parleremo di un punto, quindi sì. Bellinzago è comunque lì, malgrado questa... andata un dottor Jack e Mr. Hyde. No, insomma, un po' con qualche problema, però essere lì è quello che conta, quindi tante chance. La domanda che faccio secco per tutte e due, perché allora il Casale ha fatto faccio un parallelo tra i campionati. La Provercelli è esonerato Scienza, perché era partita per fare benissimo e sta facendo male, insomma, i dati sono piace quelli. Tantissimo per l'amico Beppe, però insomma non me ne vorranno gli amici di Vercelli, un po' meno per la Provercelli, però. Però nel calcio, Marco, i numeri non mentono mai, no, insomma, risultato nelle ultime 13 giornate, insomma, una caduta verticale. Il Casale è quarto, esonera Sesia e prende l'Erda. Il Bulle Bellinzago era secondo, terzo, quello che era, esonera Palazzi e prende lo Russo. Questo significa che però quelle società che fanno queste scelte, pur che sono terze e quarte, non gli va bene essere terze e quarte e vogliono vincere, questo volevo dire, no? Anche il Bulle, la scelta che ha fatto è perché vuole vincere, è un chiaro segnale, voglio dire, questo intendevo dire, Marco. Angelo. Sì, però io credo che sia anche un po' il sintomo che c'è poca pazienza. Ti faccio un po' il discorso contrario, sempre nel girone del Casale, il Varese fino a un mese fa stava facendo così, con Ezio Rossi che era contestato, doveva essere esonerato. La società ha deciso di aver fiducia in lui, ha fatto 5 vittorie consecutive, quindi tante volte a mio avviso basta un pochino aver pazienza. E poi gli episodi fanno tutta la differenza del mondo, insomma, un po' pizzico di fortuna, una parata del portiere, un gol del centravanti, un palo, una traversa, e cambia tutto i giudizi, cambia tutti i giudizi. Le interviste di Bulle Bellinzago. Mister, oggi una gara dalle due facce. Nel primo tempo il Bulle Bellinzago ha condotto bene la partita, c'è stato poi l'episodio del rigore, quindi il gol del vantaggio. Nella ripresa siete un po' calati e avete concesso prima il calcio di rigore per gli avversari e poi appunto il gol del pareggio. Ma diciamo non sono tanto d'accordo. Per me la partita è stata una faccia sola e abbiamo... diciamo demeritato, secondo me meritava il Valduggia, e anzi, secondo me abbiamo guadagnato un punto non meritato. Quindi secondo lei anche nella prima frazione la sua squadra non ha espresso, diciamo, il gioco che si aspettava? No, diciamo che oggi non c'è riuscito nulla di quello che abbiamo provato a fare e quindi... diciamo è stata una giornata che cercheremo di archiviare al più presto e continuiamo a lavorare per cercare di migliorare e fare molto meglio. Può aver inciso anche il fatto che lei comunque è arrivato da poco sulla panchina del Bulle, quindi c'è ancora magari bisogno di un po' di tempo per vedere espresse le sue idee? Vabbè, certo, sicuramente adesso sono 2 settimane che sono qua e con calma lavoriamo e non è un problema, il calcio è così, e oggi è una giornata storta, va bene, da stasera pensiamo alla prossima. Parole chiare di Lo Russo che ha detto, no, meritavamo quasi di perderla questa partita, no? Quindi apprezzabile, di solito si sente sempre il contrario da parte degli allenatori. Cosa vi aspettate dal 2022? Calcisticamente? Sì. Ma mi aspetto sicuramente per i campionati di cui abbiamo parlato, dei campionati equilibrati e che innanzitutto, come dicevo prima, che finiranno a differenza dei due precedenti senza nessun problema. E quindi già questo è un auspicio, un desiderio di tutti. E sarebbe veramente una grandissima cosa. E poi tanto equilibrio e comunque tanto bel calcio. Marco, i 40 secondi. Vorrei dire delle cose che non ci stanno in 40 secondi perché sono forse più le cose che non vanno bene, però poi quando l'arbitro fischia e comincia la partita prevale questa nostra passione e io, se non so, 10 anni fa mi avessero detto che avrei provato delle belle emozioni in Serie D col Novara mi sarei messo a ridere. Invece il bello del calcio è che si riesce a appassionare anche nelle categorie minori. Di continuare con questa passione. Grazie a Marco. Grazie a voi per l'invito. Grazie ad Angelo.
Grazie a te e una buona serata a tutti. Dilettanti per dire, torna lunedì prossimo.